Pala Quarta Lauretti, siamo collegati per presentare due volti della nuova squadra della stagione 2016-2017 della nuova Pallacanestro Monteroni. Iniziamo con un nuovo arrivo in casa gialloblu salentina. Parliamo di un prospetto, almeno per quanto riguarda la classe, 1996. Francesco Morciano giunge a Monteroni con un biglietto da visita veramente importante. Per lui che inizia i primi passi nella New Basket Brindisi, poi arriva fino all'ambiente della prima squadra, il debutto con Varese, con la Cimberio e poi ai primi punti con Pesaro. Per te che hai respirato è un po' l'aria del professionismo e poi naturalmente hai anche dimostrato di essere all'altezza sia della Serie A sia della Serie A 2 l'anno scorso ad Agrigento. Questa nuova esperienza a Monteroni, con che spirito l'affronti? La voglia di crescere, la voglia di confermarti, di dimostrare effettivamente la tua valenza? Sì, come hai detto tu, io voglio assolutamente migliorare e dimostrare chi sono, perché in questi anni comunque ho giocato poco, quindi ho bisogno di giocare quest'anno e voglio vedere fino a che punto sono arrivato nella mia carriera e voglio mettermi alla prova con me stesso, insomma. Monteroni sicuramente ti aspetta perché apprezza molto le tue doti tecniche, la tua persona, perché anche le recensioni che parlano di te, anche Capobianco ti ha voluto nella sua nazionale, almeno ti ha convocato, poi Sacripanti nell'Under 20, sempre nazionale. Monteroni sicuramente attende molto da te. Pensi di poter essere una pedina importante di questa nuova squadra? Soprattutto spero di esserlo, perché come ho detto prima appunto voglio dimostrare che in campo ci posso stare e soprattutto voglio dare una mano a Monteroni nella crescita sia come squadra e nel raggiungimento degli obiettivi personali e di squadra di nuovo. Noi ti ringraziamo per aver scelto Monteroni, naturalmente ti facciamo in bocca al lupo, ti diamo il benvenuto in gialloblu. Passiamo adesso a un volto non nuovo, sicuramente un atleta che in queste ultime stagioni, nelle ultime due, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale del roster salentino, Federico Ingrosso, classe 94, anche per lui è un passato nelle giovanili però della New Basket Lecce, un giocatore che fino a qualche anno fa potevamo dire anche per te di grande prospetto, ancora sei giovane. Due stagioni che ti proiettano come veterano in questa squadra con delle certezze. Quindi Monteroni riparte anche da te, oltre che da Pagliano. Pensi di quest'anno di poter consacrare la tua valenza come atleta in casacca gialloblu? Certo, lo penso e comunque credo che debba ancora crescere individualmente ma anche come squadra, e aiuterò Alessandro, il capitano, anche Francesco che sta anche qui da molto tempo, a continuare a far sognare Monteroni. Sicuramente Federico, con le sue prestazioni, con la sua voglia di essere sempre presente, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, ha dato in alcune circostanze dimostrazione di essere un atleta molto forte. Quest'anno Monteroni però si aspetta è ancora di più da te, hai una responsabilità ancora più grossa visto che il roster si è ringiovanito, non abbiamo punti di riferimento come il totem Mocavero, non abbiamo il punto di riferimento come Rodriguez, come Poti, che l'anno scorso sono stati fondamentali nel cammino del Monteroni, però abbiamo Ingrosso, abbiamo Morciano, abbiamo Leucci, Pagliano, una squadra che poi si sarà integrata pian piano. Lo stesso Martina è un giovane del 99 che si è messo in gioco e che sta dimostrando di essere all'altezza della Serie B. Anche per te voglio dire un campionato che non è più un campionato di transizione ma un campionato che ti deve anche lanciare nell'ambiente del basket che conta. Sì, siamo naturalmente una squadra molto diversa rispetto all'anno scorso, tutta di giovani, quindi cercheremo di cambiare il nostro gioco, di correre di più e di magari giocare un po' più sporco rispetto alle altre squadre visto che siamo giovani. Quindi la velocità, parlo con Francesco che oggi ha affrontato il primo test con la squadra, la velocità dovrebbe essere l'arma vincente e poi anche la tua esperienza, la tua voglia di dimostrare quanto vali dovrebbe essere una pedina fondamentale nello scacchiere gialloblu monteronese. Sì, assolutamente, noi quest'anno, come ha detto prima anche lui, dobbiamo cercare di giocare di velocità visto che comunque siamo una squadra molto giovane. Credo che il coach appunto ci allenerà quest'anno con questo spirito, insomma.
Bene, noi ringraziamo Francesco Morciano e Federico Ingrosso, al quale naturalmente facciamo i complimenti per aver scelto ancora una volta Monteroni. Bocca al lupo per la stagione. Noi del Media Team, come già abbiamo detto a Coach Dima, vi saremo vicini come l'anno scorso e cercheremo di raccontare le vostre avventure cestistiche. Grazie.